Faceva che. Buonasera cari amici, eccoci qua nel nostro appuntamento di Bridge of Light. Oggi saluto insieme a una mia amica, a Shaimè, che è qui insieme a me, la nostra live quasi eccoci, adesso sì, adesso ci siamo. Salutiamo tutti gli amici di Bridges con noi questa sera. È il nostro appuntamento mensile. A volte abbiamo anche due appuntamenti mensili. Un appuntamento oggi molto particolare per via dei nostri ospiti. Con me qui in studio c'è Shaimè Eluvidani, ci puoi salutare? Ciao a tutti. E tra un po', tra non molto, sarà con noi anche un ospite che si trova a Rio de Janeiro, sebbene sia del Perù, non è brasiliano, è peruano. E quindi saremo tutti e tre, ognuno da una parte, ognuno da un paese che parla in italiano in Italia, quindi ospite d'Italia. E così, anzi, facciamo subito, introduciamo lui su. Buonasera Luis. Buonasera Regina, Shaimè. Buonasera, boa noite, se diri in Brasile, boa tarde no Brasil ainda, né? Sim, E a tarde. buenas tardes seria também no Peru, ou Peru não seria buenas Uau, tardes? sim, buenas tardes. Ecco, e quindi dicevo ai nostri amici che cercheremo poi anche di introdurre l'intervento di Luis Wu. Abbiamo chiesto a lui di parlarci oggi sulla transizione planetaria, che è il momento che stiamo attraversando nel nostro mondo. Anzi, abbiamo due pianeti Terra anche indietro noi, no? Qui, qui e qui, per modo di dire. E perché il momento nostro attuale, come noi crediamo, sia veramente un momento di transizioni, di cambiamenti. Vi invitiamo anche a porre le vostre domande, qualora fosse qualcosa di difficile, non state riuscendo a comprendere, a seguire il tema di questa sera, vi invito volentieri a collegarsi con noi, ok? Per così poi poter porre anche le vostre domande, eventuali dubbi, eccetera, eccetera. Allora, Luis, è grafico pubblicitario. Ma da molti anni ha avuto inizio nella sua ricerca nelle scienze dei confini, nella scienza e filosofia dello spirito,
e attualmente si dedica molto anche ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, anche per questo abbiamo la nostra giovane Shaimè, perché Shaimè conduce degli studi dei libri di Louis Hu in italiano riguardo la transizione, ma anche la scienza e filosofia dello spirito, la reincarnazione, e quindi oggi faremo uno studio in tal senso. Louis, cosa ci puoi raccontare di questa transizione? O che você pode nos contar da transição, Luiz? Essa transição planetária, em modo geral. Considere que o nosso público é um público misto, mas a maioria são italianos, espiritualistas, que já algumas coisas já creem, já seguem, né? Nós estamos trazendo uma informação a mais e trazendo os teus livros aqui hoje também para esse público novo, né? Para eles conhecerem. Ok, Regina, eu trouxe uma apresentação que eu posso ir falando e fica visualmente fácil de ver. Se pode projetar. Vamos projetar, sim. Se bem que de vez em quando é bom a gente aparecer, Luiz, porque está muito pequenininho. Para quem está no celular, essas coisas, as pessoas acabam cansando. Mas vamos apresentar, sim, algumas imagens que possa ser útil, né? Essa daqui acho que é Exato. importante. Vamos ver, então. Allora, Luiz te proporá alcune immagini. Perché lui ritiene sia importante per avere una veduta generica di ciò che ci andrà spiegando e strada facendo, diciamo così. Ci dispiace se qualcuno è un po' piccolo, ma è giusto per avere un'idea generica, non è necessario leggere naturalmente, perché non sarebbe possibile, riga per riga. Ok, Regina, Allan Kardec, o senhor que está aí desenhado na parte superior. Lui dice che Allan Kardec è un viso che vediamo nella pa na parte superiore, Ele é considerado o codificador do Espiritismo. che non so se voi vedete la mia freccia del mouse, non lo so, è considerato il codificatore dell'espiritismo. Acho que a tua flecha, acho que o teu que a gente vai ver, viu, Luiz? Se você passar o mouse em cima, a gente vê. Veja se aparece o mouse. Sim, aparece. Quindi Ok. Allan Kardec, dove lui si sta facendo vedere, insomma. Ok. Ele recebeu dos espíritos superiores a seguinte informação. Lui ha ricevuto dagli spiriti superiori la seguente informazione: Que os planetas passam por cinco etapas. che i pianeti passano attraverso cinque tappe. Quando tem espíritos encarnados? Quando ci sono degli spiriti incarnati. Perché Porque existem espíritos desencarnados. se ci sono degli spiriti disincarnati? Os planetas, como a Terra, passariam então por essas cinco etapas. I pianeti come la Terra attraverserebbero queste cinque tappe. A primeira etapa é chamada de mundo primitivo. La prima tappa è il cosiddetto mondo primitivo. A segunda etapa de expiação e provas. La seconda tappa è il mondo di espiazione e prove. A terceira etapa, mundo de regeneração. La terza è il mondo di rigenerazione. Quartas, mundos felices. La quarta è di mondo felice. E quinta, mundos celestes ou divinos. E l'altra successiva, mondo celeste o divini. Os planetas são como escolas de espíritos. I pianeti sono come scuola di spiriti. Na medida que os espíritos vão evoluindo, Man mano che gli spiriti evolvono, vão entrando em planetas cada vez melhores. entrano in pianeti sempre migliori. A Terra já foi um mundo primitivo. La Terra è già stato un mondo primitivo. Quando morávamos nas cavernas. Quando abitavamo le caverne, per esempio. Nessa época, o mal ou a ausência do conhecimento das leis de Deus eram. Allora, il male o l'assenza delle conoscenze delle leggi divine Normal nos seres che viviam. era una cosa normale negli esseri di allora. Quando o planeta entra nessa segunda etapa, mundo de expiação e provas, Quando il pianeta entra in questa seconda tappa, il mondo di espiazioni e prove, o bem começa a surgir em nossos corações. il bene inizia a sorgere nei nostri cuori. Mas ainda o mal predomina
Eneli. Ma predomina ancora il male. Quando entriamo nel nivel 3, terzo, quando entriamo il terzo livello, finalmente il bene e il male vanno a stare iguais. Finalmente il bene e il male saranno alla pari. Nessa quarta etapa, mundos felices, o bem está acima do mal. Nessa quarta etapa, o mundo felice, o bem está sopra o mal. E nessa quinta etapa, somente existe o bem. E nella quinta etapa, existe só o bem. Nós nos encontramos nessa etapa intermediária entre o segundo e o terceiro nível. Nós atualmente nos encontramos nessa etapa intermédia entre o segundo e o terceiro. Esta etapa chamamos de transição planetária. E questa etapa è quella che chiamiamo ora transizione planetaria. Até agora, nossas vidas passadas sempre foram em mundos violentos e de guerras. Fino adesso, le nostre vite precedenti sono sempre state in mondi violenti e di guerra. Escravidão, sacrifícios, canibalismo, tragédia. Sacrifício, canibalismo, tragédia, insomma. Mas de um tempo para cá, o planeta começa a mudar. Mas da um tempo a questa parte, o planeta começa a cambiar. E a se limpar. E, diciamo così, a fare una pulizia. Os espíritos que do nível 2 não consigam chegar ao nível 3 são retirados da Terra. Gli spiriti del livello 2 che non riescono ad arrivare al livello 3 vengono tolti dalla Terra. Para morar em outros mundos. Per abitare altri mondi. Já os que consigam melhorar-se vão conseguir morar na Terra em um mundo bem melhor. Quelli che riusciranno invece a migliorare viveranno nella Terra in un mondo molto meglio. Este momento è molto importante per noi. E questo momento è ancora molto importante per noi. Estamos definindo o nosso passaporte para um mundo mais bonito. E stiamo definendo il nostro passaporto verso un mondo più bello. Muito bem. Então, essas são as informações que Kardec recebe dos espíritos superiores. E queste sono le informazioni che Kardec ha ricevuto dagli spiriti superiori. Mas, tempo depois, o grande médium Chico Xavier. Però, qualche tempo dopo, il grande médium Chico Xavier recebe uma informação impressionante. Ha ricevuto una informazione molto particolare. O guia espiritual do médium Chico Xavier, Emmanuel. La guida spirituale del médium Chico Xavier, che si chiama Emmanuel. Ele vai trazer esta informação. È stato lui a portare questa informazione. Que os planetas, eu vou ir direto aqui. Vado direttamente in questa immagine. Passam por um período de repouso e de atividade. Dove c'è un periodo che noi chiamiamo di riposo e attività, che è questo azzurro lato sinistro. Isso, o repouso dos 160 mil anos. E se è così, è cosiddetto riposo dei 160.000 anni e attività dei 260.000. E attività dei 160.000. Então, nós temos aqui estes últimos 260.000 anni. E qui abbiamo qua gli ultimi di 160.000 anni. E precisamente noi nos encontramos aqui, onde está essa setinha. E precisamente ci troviamo dove c'è questa setta, più lato destro. O Espírito Emmanuel revela o seguinte. E questo Espírito revela que aqui surgiu o Homo sapiens. Aqui, a sinistra, é sorto l'Homo sapiens. E os espíritos que guiam a humanidade manipularam o corpo espiritual do Homo sapiens. E gli spiriti che guidano l'umanità hanno manipolato il corpo spirituale dell'Homo sapiens. Por 64.000 anos. Durante 64.000 anni. E a partir daí a Terra entra em 7 ciclos pequenos. E da allora la Terra si è addentrata in 7 piccoli cicli. Cada ciclo tem 28.000 anos. Ogni ciclo ha 28.000 anni. Esse primeiro e segundo, pouco conhecimento temos. Abbiamo poca conoscenza del primo e secondo ciclo. O terceiro ciclo é o ciclo lemuriano. Il terzo ciclo è uno che si chiama Lemuriano delle Lemurie. O quarto è Atlante, d'Atlantide.
Quarto è Atlantide. Che sono una ilhas, continenti che ficarono qui no Oceano Atlantico, né? Sono quelle isole che sono rimaste nell'Oceano Atlantico. Aqui os seres humanos desenvolveram as mediunidades e a telepatia. In Atlantide? Sim, Atlantide. Os Ok. pri... Gli esseri umani hanno sviluppato la medianità e la telepatia a É claro, partire os da Atlantide, primórdios, né? il primordio, all'inizio proprio. É já mais aprimorado. E a 28 mil anos começa o quinto ciclo. Nel 28.000 anni inizia il quinto ciclo. Esse quinto ciclo è chiamato Raza Ariana o Capelina. Dove loro sono conosciuti come razza ariana o di Capellini, di una costellazione che si chiamerebbe Capella. Isso a gente vai ver agora. Muito bem, nós estamos 28 mil anos depois para iniciar agora a sexta raça, o Noi siamo sexto ciclo. 28.000 anni dopo per arrivare allora al sesto ciclo, O mundo mais regenerado, mais bonito. che è un mondo più rigenerato, un mondo più bello. Logo virá o sétimo, um mundo feliz. E poi a seguito arriverà il mondo felice, che è il settimo. E finalmente a Terra volta a entrare in repouso. E poi nuovamente la Terra inizierà il riposo. Allora, un momento solo, Luis. Sim. Vorremmo dare il benvenuto alla nostra amica Claudia, che si è raggiunta dopo. Claudia, con Luisa oggi stiamo parlando, della transizione planetaria, quindi è una cosa che devi risolvere nel tuo audio se tu non ci senti, ok? E allora, Shaimè, cominci a avere già qualche domanda, qualche dubbio? Volevo fare la domanda su comunque i periodi di riposo nell'umanità. Perché ci sono, diciamo, questi periodi di riposo? Ok, lasciami non intendo bene, Luis, poiché esistono questi periodi di riposo da umanità, che saremmo questi periodi di riposo? Sim. Talvez o nome é repouso foi o dado pelos espíritos, né? É como Forse o dia il e a noite, nome riposo né? è stato dato dagli spiriti come il giorno e la notte. Como o verão e o inverno, né? São ciclos. Come l'estate e l'inverno sono cicli. É claro, eu vou colocar em palavras de futebol, não sei se você gosta do futebol. Vi farò un paragone come il calcio, non so se ti piace il calcio. Então, tem épocas em que tem o torneio, os jogos, e tem épocas de descanso, de troca de times, Ci de sono i periodi che treinadores. sono i campionati, i periodi che sono di riposo. Então, é como uma escolha, um momento é férias e outro momento é o estudo, a atividade. È come le scuole, un momento è vacanza, un altro momento è di attività. Mas durante as férias, os professores estão planejando o próximo momento, né? Ma durante le vacanze i professori restano lì a pianificare il momento successivo. Claudia, adesso riesci a sentirci? Sì, ora sì. E voi mi sentite? Benvenuta, sì, ti sentiamo, benvenuta. Oggi, Luisa, il nostro incontro vai essere ben interattivo, con domande anche nostre, né? Perché a gente quer approfondire, è molto interessante. E, Claudia, Luisa sta parlando para a gente sobre a transizione planetaria, né? Sulla mudança che si sta effettuando no nosso pianeta. Então, vamos lá, Luisa, você vai prosseguir? Sim, continua no próximo. É Ok. para entender esta questão dos espíritos de outros planetas. Vogliamo comprendere, vorrei spiegare meglio la questione degli spiriti negli altri pianeti. No caso aqui, vamos falar dos exilados de Capela. Stiamo parlando allora, in questo caso, degli esiliati di Capella. Isto a gente sabe pela mediunidade do Chico Xavier, o grande médium. Queste informazioni ci sono giunte attraverso la medianità del medium Chico Xavier. Que é o seguinte. Existe um sistema solar binário com dois sóis, chamado Capela. Esiste un sistema binario con due sole che si chiama Capella. Há 28 mil anos, em um planeta que gira em torno desse sistema, A 28.000 anni fa, in un pianeta che gira attorno a questo sistema, sua humanidade estava mudando de um mundo de guerras para um mundo de regeneração.
L'umanità di questo pianeta stava cambiando da un mondo di guerra a un mondo di rigenerazione. Todos esos milhões de espíritos que ainda tinham violência e raiva no coração. Molti spiriti di questi che avevano ancora la violenza, la rabbia nel loro cuore. Foram retirados, expulsados ou exilados deste mundo. Sono stati ritirati di questo mondo e portati da un altro. E as forças do Cristo receberam estes espíritos, esses milhões, há 28 mil anos. E quindi le forze cristiche comunque hanno accolto questi spiriti. Esses espíritos chegaram à Terra e Jesus deu as boas-vindas. Diciamo così che questi spiriti che sono stati esiliati da questo altro pianeta hanno trovato rifugio sulla Terra. Gesù li ha accolti comunque. Gesù les oferece un planeta para que possam se regenerar nos próximos 28 mil anos. E offre loro un pianeta dove possono rigenerarsi nei successivi 28 mil anni. Alguns desses espíritos se arrependem e começam a modificar. Alcuni di questi spiriti si pentono di quello che hanno fatto e incominciano una fase di cambiamento, di modificazione. Outros continuam rebeldes e agressivos. Altri restano ribelli e aggressivi. E outros continuam super perigosos e muito, muito perversos. Mentre altri continuano a essere pericolosi e anche perversi. Eles vão reencarnar na Terra. E se reincarneranno sulla Terra. E naturalmente vão se vincular com as Ilhas Atlantes. E se vincolerão com as Isole Atlantide. Porque aqui tinham os humanos mais adiantados. Qui avevamo gli umani più evoluti. 15 mil anos depois, quando as últimas ilhas já desaparecem, irão reencarnar na Ásia Central. 15 mil anni dopo, quando le isole scompaiono, e si reincarnano nella Asia Asia Central. Centrale. Há 12 mil anos. Questo 12 mil anni. Um grupo vai para a Índia e vai formar a cultura védica. Um grupo se sposta in India e dá início alla cultura védica. Outro grupo vai ir na Mesopotâmia e futuramente será o povo de Israel. Un altro gruppo si sposta in Mesopotamia e futuramente poi diventerà il popolo di Israele. Outro gruppo sarà la civilizzazione egizia. Un altro gruppo sarà la civiltà egiziana, egizia. Ma c'è un quarto gruppo che non ha vincoli religiosi nessun. Ma c'è un quarto gruppo che non ha alcun vincolo religioso. Ese gruppo va a procurare regioni più frias e va a ir para Europa. Questo gruppo andrà nelle regioni più fredde e anche verso l'Europa. E esse gruppo si suddivide in due, spartanos e atenienses. E questo gruppo si suddivide, in due, spartani e? Atenienses. Ateniesi, come se fosse Spartaco e Atene. Eles vivem brigando desde que estavam aqui, desde que estavam na Atlântida, desde que estavam em Capela. Loro venivano que já litigavano em Capela, em Atlântida, e depois quando arrivano anche qua. Depois deste grupo, uns vão ocupar o Mediterrâneo, os atenienses, e os espartanos a parte do norte da Europa. Atenienses poi vanno nel Mediterrâneo e gli spartani vanno verso il nord Europa. E a gente vai ver esses dois povos brigando por milênios. E li vedremo ancora que litigano durante milênios. Muito bem. Há muita informação, mas eu não vou... Eu vou ir direto. C'è molta informazione, sto cercando solo di introdurre e poi farò una sintesi. Que você faz uma introdução e depois uma sintesi, né, Luiz? Porque é muito assunto mesmo. Sim, eu vou apenas resumir aqui brevemente. Io cercherò allora solo di fare un riassunto molto breve. Un momentino solo, Luis. Se avete dei dubbi, guardate adesso il riassunto che farà Luis e potete prendere anche appunti, che poi ci sarà il momento per fare le domande e approfondimento, ok? Anche noi siamo qua, io, Claudia e Shaibé, per fare delle domande a Luis oggi. Pes no, Luis. Io vou apresentare appena mais duas ilustrações, se non fica molto lungo. Ok. Okay, então vamos lá. Però solo altre due illustrazioni per non diventare una cosa molto lunga, sì. Anche perché vorrei ricordare
che tutta questa tematica si trova già in italiano, nel libro di Luis Hu. Non abbiamo detto all'inizio che questo è un suo libro. Qual è il libro, Luis? Transizione facile. E questo libro si chiama Transizione per tutti, in italiano. Però non so se você, o Transizione você già colocò no Amazon. Eu não lembro. Dobbiamo solo controllare che sia già disponibile, perché il libro è stato tradotto in italiano e dovrebbe essere disponibile su Amazon. Tutto qui. Ok, vamos lá. Aqui temos um par de informações muito interessantes, graças à visão espírita. Allora, abbiamo qui due informazioni molto interessanti, grazie alla veduta espiritista. Esse senhor é o profeta Daniel, o maior dos profetas do Antigo Testamento? Abbiamo qui il profeta Daniele, che è il più grande profeta dell'Antico Testamento. A ele le foi revelado pelo anjo Gabriel. E lui ricevette una rivelazione dell'angelo Gabriele. Que existiam sete dias ou sete tempos. Dove diceva che esistevano sette giorni o sette tempi. Para que finalmente o povo de Israel encontre a aliança que Deus prometeu. Affinché il popolo di Israele possa trovare l'alleanza promessa da Dio. Mas em palavras espíritas, essa aliança que Deus prometeu é o mundo da regeneração. Nel linguaggio spiritista, questa alleanza che Dio avrebbe loro promesso per noi si chiama mondo di rigenerazione. Lembremos que o povo de Israel é um povo capelino. E ricordiamoci poi che il popolo di Israele è un popolo capelino, di cappella. O profeta Daniel vai reencarnar e será conhecido. Daniel reencarnará e será conhecido como João Evangelista. E será poi conosciuto da noi come Giovanni Evangelista. O discípulo mais amado de Jesus. Come discípulo più amato da Gesù. E ele, na ilha de Patmos, vai escrever o Apocalipse. E nell'isola di Patmos, lui scriverà l'Apocalisse. O Apocalipse é uma revelação. L'Apocalisse é uma revelação. Luiz, para agora para me entender, e eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas também. Quando teve a divisão, teve os espartanos, espartacos, que foram para o norte da Europa, ok? Os espíritos que reencarnaram depois no norte. E os atenienses foram para o Mediterrâneo. Mediterrâneo. E Itália, Atenas. França, Espanha. Ok, quindi okay. Inizialmente Luiz ricorda che quelli di Spartaco sono andati nel nord Europa e che gli atenienzi sono andati nel Mediterraneo. E essi del Mediterraneo furono per Grecia anche? No, na Grecia tínhamos dois povos rivais, espartanos e atenienses. Nella Grecia c'erano, sto cercando di capire anch'io, eh? Quindi nella Grecia ce n'erano due popoli rivali, ateniensi e spartani. Esatto, però poi gli spartani sono andati in nord d'Europa. Erano reincarnati, popoli germanici, okay, scandinavi, reincarnati poi come popoli. Prussia. Ok, come la Prussia, cioè germanica, scandinavi, questi spartani, ok, che prima erano spiriti reincarnati nel nord Europa, ok. Molto guerreros. Ok, molto guerrieri. Già os atenienses, mais para as artes, a filosofia. Mentre gli atenienses. A democrazia. Alle arti, alla filosofia, alla democrazia, ok. Ok. Muito bem. Voltamos aqui. Só para. Sim. O João Evangelista, no Apocalipse. Recebe informações do anjo Gabriel. Riceverà informazioni dall'angelo Gabriele. Igual come foi na vida passada, quando era Daniel. Così come è stata nella sua vita precedente, nell'incarnazione precedente, quando era ancora Daniele. E le rivela o anjo che esistono sette selos o sette cartas. E lui rivela l'angelo che c'è in sette sigilli, in sette lettere. Carte, isso. E in verdade stiamo parlando di sette periodi di tempo. Però in verità stiamo parlando di sette periodi di tempo. O primeiro é o cavalo branco, o segundo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Che sono distinti qua da cavalli, come se fosse un cavallo bianco, un marrone, un nero, poi uno giallo.
As pessoas acreditam que tratam-se de cavalos ou de pessoas, mas não. Você está falando de períodos de tempo. Em realidade, não estamos falando de cavalos como animais, mas sim de períodos de tempo. Então, aqui, graças a Chico Xavier, conseguimos saber quanto tempo demora cada tempo. E grazie alla mediunità di Chico Xavier siamo riusciti a comprendere quanto tempo trascorre tra un periodo e l'altro, quanto tempo ogni periodo. Un giorno o un tempo è 360 anni. Un giorno o un periodo sono 360 anni. E giusto qui, na metade, e proprio qui, nella metà, è o che o anjo rivelò a Daniel. È quello che l'angelo ha rivelato a Daniele, che seria o dominio da lui, e che sarebbe il dominio della luce, desde sei secoli antes de Cristo, sei secoli depois, da sei secoli prima di Cristo a sei secoli dopo. Nesse periodo, Jesus, a equipe superior, vai enviar muitos mensageiros, e in questo periodo saranno inviati nel mondo molti messaggeri. Temos desde Sócrates, Confúcio, Buda, Lao Tse. Ok, Sócrates, Confúcio, Buda, Lao Tse erano tutti loro messaggeri. Até Maomé. Fino a Maometto. Todos eles mensageiros para trazer a luz à Terra. Tutti loro erano messaggeri per portare luce alla Terra. E no meio, justo no meio do periodo, chega Jesus. E justamente nel mezzo di questo periodo arriva Gesù. Mas já se sabia que os próximos 12 séculos as trevas dominariam o planeta. Mas se sapeva que nei próximos 12 séculos sarebbero dominati anche dalle tenebre. Quase todas as doutrinas, filosofias, religiões estariam dominadas pelas trevas. Quase todas as filosofias, doutrinas e religiões sarebbero dominate dalle tenebre. Isto é a partir do ano 610 a 1870. Fino al 1870. Isso. E estos últimos anos? Questi ultimi anni? 180 anni. 180 anni. È a transizione do planeta. È la transizione del pianeta. De 1870 a 2050. De 1870 a 2050. 180 anni per la limpeza do planeta. 104? 180 anni. 180 anni per la pulizia del pianeta. Ci sono voluti 180 anni per la pulizia del pianeta. A gente fala, estamos no fim dos tempos, e é verdade, são sete tempos, estamos no sétimo, no último. Noi diciamo che siamo nel fine dei tempi, ed è vero, perché sono sette tempi e stiamo arrivando all'ultimo, quindi alla fine dei tempi. Estamos na metade final do último tempo, né? Siamo nella metà finale dell'ultimo, per così dire. E agora vamos. Aqui è muita coisa, ma vamos aqui. Questo che interessa. Ultimo tempo. Però a noi interessa adesso vedere l'ultimo tempo. 1870 a 2050. 1870 a 2050. Aqui tivemos guerras mondiais. Abbiamo avuto delle guerre mondiali. Pandemias, terrorismo, homem na lua. Terrorismo, l'uomo sulla luna. Grandes avanços na ciência e tecnologia. Grandi avanzi nella scienza e tecnologia. Comunicações. Nelle comunicazioni. E também muitos problemas morais nos seres humanos. E anche molti problemi morali negli esseri umani. Agora estamos entrando nos últimos 30 anos desta transição. Adesso stiamo adentrando negli ultimi 30 anni di questa transizione. De 2020 a 2050. Da 2020 a 2050. Tudo que a humanidade não viveu vai viver nesses 30 anos. Tutto ciò che la umanità non ha vissuto fino adesso vivrà in questi 30 anni. Um avanço incrível da tecnologia. Sarà un avanzo davvero incredibile della tecnologia. Desde che a gente non tenga una guerra mondiale. Sempre che non intervenga una guerra mondiale. Perché la Terra a partir del 2050 entra in nuova etapa. Perché la Terra dal 2050 entrerà in una nuova etapa.
Então, tudo que os espíritos agressivos, perversos, podem fazer, vão fazer nesses 30 anos também. Quindi tutto quello che gli spiriti perversi potranno fare, le ultime cose che potranno fare, faranno in questi 30 anni. Ma al mesmo tempo la Terra entra in nuova fase, 2050. Ma nel contempo la Terra sta arrivando a una nuova fase. Então, em síntese, é o planeta Terra vai expulsando os espíritos agressivos. O planeta Terra andrà dunque expulsando gli spiriti aggressivi. Os que geram caos, problemas e misérias. Vão quelli sair. Che generano caos, problemi e miseria. E já estão saindo também. Questi stanno già lasciando il pianeta. E espíritos nobres de outros planetas chegando para reencarnar na Terra. E ci saranno anche degli spiriti nobili di altri pianeti che reincarneranno sulla Terra. Con mais intelletto, con mais bondade no coração, con mais talentos artísticos. Con più intelletto, più bontà nel cuore e anche più talenti artistici. Então o planeta está em um momento em que ainda temos gente agressiva, mas também já temos gente boa chegando. Quindi il pianeta è un momento che ha ancora delle persone aggressive, ma ci sono anche dei buoni spiriti che stanno arrivando, che stanno reincarnando. Finalmente o que disse o Chico Xavier. Andiamo allora finalmente alle conclusioni di quello che è stato riportato a Chico Xavier. Em 1970 isto falou Chico. E questo avvenne nel 1970 circa. Da automação das novas gerações. E è il periodo, capitolo in cui parla delle nuove generazioni. E a palavra che tinha para usar que estávamos todos utilizando aparelhos eletrônicos. Era a parola che dovevamo utilizzare perché proprio quando tutti cominciavano a utilizzare gli apparecchi elettronici. E você vê hoje todas as crianças mexendo com celulares, né? E oggi vediamo tutti i bambini che sanno gestire un cellulare, per esempio. E Chico, o Emmanuel fala pelo Chico che vai chegar na Terra. Emmanuel dice a Chico che arriverà sulla Terra. A religião cósmica do amor. La religione cosmica dell'amore. Onde os humanos vão aprender que a palavra amor é o sinônimo da religião. Dove gli umani comprenderanno che la parola amore è il sinonimo di religione. Non vai ter mais mia religione, tua religione. Non avrai più la mia religione, la tua religione. No, semplicemente come applicare l'amore nella pratica. Ci sarà semplicemente come applicare l'amore nella pratica. Outra coisa che virà acontecere è la chegada da misericordia. Un'altra cosa che arriverà è l'arrivo della misericordia. Geração a geração, os humanos vão sentir amor e compaixão por todos os seres. Generazione in generazione l'essere umano proveranno amore e compassione per tutti gli esseri. Plantas, meio ambiente, lagoas, tudo. Pianta, mezzo ambiente, tutto. E em regeneração também, finalmente teremos o contato com os seres de outros planetas. E nella rigenerazione avremo anche contatto con altri pianeti. Isso vai marcar o fim das guerras. E questo segnerà il fine delle guerre. Aprenderemos con i nostri irmãos di altri pianeti. Impareremo con i nostri fratelli di altri pianeti attraverso la pace. De 2080 in diante, a transcomunicação strumentale. Da 2080 in avanti, la transcomunicazione strumentale. O contatto con gli spiriti por aparelhos elettronicos de forma mais nítida. Il contatto con gli spiriti attraverso gli apparecchi elettronici in un modo più nitido. E altro fatto também che l'umanità comincerà a mudar. E un altro fatto è che l'umanità incomincerà a cambiare. O corpo spirituale vai ser mais sensível, aumentando o número de médiums no planeta. Il corpo spirituale sarà più sensibile e aumenterà esponenzialmente il numero dei medium nel pianeta. De psíquicos, de paranormais. Psíquico, paranormali. Con tutto questo, il materialismo vai desaparecere. Con tutto ciò, il materialismo tenderà a scomparire. E finalmente, è la volta di Gesù na Terra. Il ritorno di Gesù sulla Terra. In nostro coração. Ma nel nostro cuore. Non fisicamente, ma se por dentro di noi. Ma dentro di noi. Perché a gente avrà apprendido o che Moisés disse. Perché avremo imparato ciò che disse Mosè. Perdão, o che le foi dito a Moisés.
quello che è stato detto a Mosè. Non rubare, non mentire, non matare. Non rubare, non mentire, non uccidere. L'umanità non mai rubarà, né mentirà, né matarà. L'umanità allora non più ruberà, né racconterà bugie, e né ucciderà niente. Así no fai facer leis che robin, ni maten, ni mintan. E non comprendi, disculpi. Non vamos facer leis, ni escolher políticos che robin, maten o mintan. Non sceglieremo più politici che mentano, rubino o uccidano. Ok, outro fato também que o Chico comenta é que sairemos para a Lua. Um outro fato, pois, que Chico antecipado é que allora viajaremo nello espaço e arriveremo à Lua primeiro. Più facilmente alla Luna. Criaremos bases, cidades lunares. Avremo delle città lunari. Porque encontraremos água. Porque lá sarà incontrata dell'acqua. E isso já foi encontrado em 2020. In realtà questo è già stato trovato, constatato nel 2020. Os humanos vamos ter contato con seres de otros planetas e viajaremos para otros mundos. Noi avremo contatto con gli esseri di altri pianeti e viaggeremo in altri mondi. E de aquí a 28 mil anos a Terra será un mundo feliz. Ma da qui, ma in che anno che noi stiamo agora desses 28 mil? Ainda non começamos, não. Ah, socorro. E quindi questo secondo periodo sarà poi di 28 mila anni per arrivare a un mondo felice. Daqui a 30 anni começamos. Quindi da qui a 30 anni inizieremo questo settimo periodo che avrà la durata di 28 mila anni. Acho isso quanto. Però, vabbè, abbiamo fatto fino adesso. Ok. Siamo arrivati. Por isso que essa encarnação é muito importante para nos amar e aprender a perdoar. É por isso que essa encarnação é muito importante para impararci ad amarci e a perdonarci. Olha. Pronto. Tiana, agora, Luiz, você vai responder uma pergunta muito interessante. Vamos lá. Diceva Luiz que adesso responderà una domanda qua. Purtroppo non ho il nome della... Ma ha spento la... No, ha cancellato la domanda. No, è qua. Che dice così? Ma então, até então nós estaremos já mortos e enterrados. Não. Será seu corpo. Allora, non noi. Che sarà morti e seppelliti. Luiz dice, questo sarà il corpo di adesso, ma non lo spirito. Não, o importante é que nós, espíritos, permaneçamos na atmosfera do planeta Terra. É importante que nós, espíritos, possamos rimanere na atmosfera do planeta Terra. Pois 28 mil anos nos esperam, com muitas encarnações. E 28 mil anos te esperam, e anche com muitas encarnações. Regina, vai ser a primeira vez que a gente reencarna em um mundo de paz. Pensate, sarà la prima volta che reincarneremo in un mondo di pace. Che bello. Estamos acostumados a vivere in guerras. Siamo abituati a vivere con le guerre, no? Assim como há 180 anni a escravidão era normal no planeta e oggi no. Così come a 180 anni la schiavitù era normale nel pianeta e oggi in giorno no. Temos aqui duas perguntas, vamos ver. Olha, Claudia e Chaimé, se preparem, hein? As perguntas. Quindi potremo rincontrare un nostro caro defunto fra molte vite o non rivederlo? Se siamo a livelli di evoluzione diversi? Ok. Ok, Restella Pacifico che dice, então a gente vai poder podemos nos reencontrar com pessoas já desencarnadas, com parentes, outras pessoas assim? Bueno, quando a gente desencarna, sim. Stella, quello che dice Luiz è che quando disincarniamo già è previsto che ci rincontriamo con disincarnati, con le persone che ci hanno preceduto nel mondo spirituale. E quando reincarniamo também. E anche quando reincarniamo. Por exemplo, a gente se encontrou, né, Regina? Então, è vero. Io e Luiz dicendo, noi ci siamo rincontrati. È vero. Allora, c'è qua Franco, Daniela, Mezzo. Regina, só para dizer, o amor que une. L'amore che unisce.
Então, almas que se amam ovvero, reencarnam juntas. Que se anima, que se amam, para? Sim. Quando para os espíritos se amam, reencarnam juntos. Quando os espíritos se amam, reencarnam insieme. Se procuram. Me cercano. Quando se odeiam, também. Mas anche quando se odeia, se odiam. Também, porque o ódio é o amor enlouquecido. Porque o ódio é o amor que é impazzito. Sim. O diferente é a neutralidade, né? Mas o ódio e o amor é a mesma faixa. Ah, ok. Però l'odio e amore hanno la stessa fascia da questo punto di vista. Porque o objetivo é esse, é ajustar a lei do equilíbrio. L'obiettivo è questo, ajustar la legge dell'equilibrio. Então, às vezes, na família temos pessoas que nos amamos e não muito nos amamos. Na família, quindi, abbiamo a volte delle persone che amiamo e persone che non amiamo più di tanto. Aí a importância do perdão para não reencontrarnos com inimigos de outras vidas. E a importância do perdão é quella justamente para não reencontrarci futuramente com inimigos de outra vida. Às vezes a gente se reencontra, meu Deus. Però a volte ci rincontriamo. Vamos lá. Vamos lá. Tem un'altra observação, un'altra domanda qua che dice: o que aconteceu nos exiliados de Capela acontecerá aos espíritos terrenos não muito evoluídos para prosseguir, quem sabe, num outro planeta como exilados? E sim. E os capelinos que melhoraram na Terra? Eles eram mais evoluídos também a nível intelectual? Sim. La domanda, deixa eu me ler a domanda ali que tu leges melhor. Não, em italiano. Okay. Quello che è successo agli esiliati di Cappella succederà agli esiliati. Succederà agli spiriti terrestri non abbastanza evoluti per proseguire su che pianeta erano esiliati? E i cappellini ravveduti sulla Terra erano più evoluti anche a livello intellettuale? Ecco. Sì, è corretto. Un raziocinio. È corretto, il ragionamento di... è corretto, Daniela. E già cominciò la limpezza della Terra. La pulizia della Terra ha già avuto inizio. Generalmente desencarnano e sono levados para la Lua. Generalmente questi sono portati nella Luna. E da Lua sono levados para altro mondo. E dalla Luna vanno poi emigrati in altri mondi. Luiz, tem uma explicação isso? Porque parece que a Lua funciona como uma espécie de prisão preventiva, comissaria. La Luna serve quasi come se fosse un punto di ritrovo e poi di smistamento, no? Di direzione. Uh-huh. Chega tutto lì e uh-huh. Poi va per altri luoghi. Talvez non sia tutta la Lua, sia una parte dela. Né? Non è detto che sia tutta la Luna, magari una parte. Então, daí são retirados da Terra e daí já são levados para outros mundos. Dali sono tolti dalla Terra e portato verso altri mondi. Agora, outra pergunta aí. E alguns exilados de Capela que chegaram para a Terra e têm se melhorado? E aqui diz, alguns exilados de Capela que são arrivati à Terra e poi sono migliorati, insomma, no? Por exemplo, o Chico Xavier. Por exemplo, o Chico Xavier. O Becerra de Menezes. Becerra de Menezes. O próprio Espírito Emmanuel. Ou anche Emmanuel. E eu vou te falar mais. É o Francisco de Assis também. O Francisco de Assis também. Te dirò, naturalmente, anche un Francesco d'Assisi. Meglio, perché ci saranno spiriti anche di altri paesi, no? Voglio dire. Regina, o Francisco de Assis é o João Evangelista. Que era Daniele, così? Que era Daniele, isso. Oh, che rivelazione. Allora, Francesco d'Assis sarebbe la reincarnazione di Giovanni Evangelista, che a sua volta era il Daniele. Wow. E Capellino, spirito di Capella. E aí, pelo seu amor, ele continua levando o povo rumo à luz, né? E grazie al suo amore lui continua portando le persone verso la luce.
E sabemos pelo Divaldo que vai reencarnar nesses 30 anos. Ah, ok. E sappiamo anche che Francesco d'Assisi dovrebbe ritornare, dovrebbe reincarnare nei prossimi 30 anni. Vai essere fantastico ter Francesco di volta. E sarà bellissimo avere Francesco di ritorno sulla Terra. Posso fare una pergunta? Por favor, tá? Estamos aqui para isso, minha querida. Cláudia, pode fazer a tua pergunta para Luiz em Então, português e em italiano, please. ok. Intanto, boa noite, muito obrigada, Luiz. Buonasera a tutti che siete qua. Grazie a voi e grazie anche a Luiz. La mia domanda è se l'uomo del futuro cambierà, se sarà più sano, se cambierà il suo fisico, se la vita sarà più longa. A mia pergunta è se o homem do futuro vai mudar, se ele vai ter uma característica física diferente, se ele vai ter uma vida mais longa. Como que será? Vamos lá, Cláudia. Cláudia, Sim, obrigada. assim como já mudou de 28 mil anos para cá, Sim, così come è cambiato di 28.000 anni a questa parte. os guias da humanidade, cada 28 mil anos, fazem uma adequação. Le guide dell'umanità a ogni 28.000 anni fanno un adeguamento. Há 28 mil anos, A 28.000 anni? a Terra tinha dois tipos de humanos. La Terra aveva due tipi di umanità. O Homo sapiens e o homem de Neandertal. Ovvero, Homo sapiens e quello di Neanderthal. E os guias deixaram somente os perispíritos do Homo sapiens para reencarnar. E le guide hanno lasciato solo il corpo spirituale dell'Homo sapiens affinché potesse reincarnare e rimanere nel mondo. Dentro, daqui a 28 mil anos, vamos ter um novo biotipo humanos. E quindi fra 28.000 anni avremo un altro tipo ancora di umanità. Primeiro que a mediunidade vai ser normal. Prima perché la mediunità sarà una cosa, un fatto normale. Todo mundo vai estar vendo, sentindo, escutando os espíritos. Tutti vedranno, sentiranno e ascolteranno gli spiriti. Como Chico Xavier. Così come è successo con Chico Xavier. Dois, nossa alimentação vai mudar. Poi la nostra alimentazione cambierà. A gente não vai consumir mais nada che geri algum sofrimento na natureza. Non ingeriremo più nulla che causerà qualche tipo di sofferenza nella natura. E eu não falo de vegano, eu falo alimentação apenas com água e ar. Io non parlo né di vegani e né di crudisti, io parlo di alimentazione puramente di acqua e aria. O ser humano vai aprender técnicas para respirar e absorver as substâncias que vêm do sol. L'essere umano imparerà a assorbire delle sostanze che vengono dal sole, respirare assorbendo le sostanze che provengono dal sole. È o fluido vital, o prana, che è conosciuto Fluido na India. vitale, ovvero anche il prana come è conosciuto in India. E Isso vai fazer que diminua nossa boca. questo farà sì che la nostra bocca diminuirà. Os dentes perderão sentido. I denti praticamente perderanno il loro senso. Outro fator vai ser que os aparelhos eletrônicos ficarão dentro do corpo. Altro fattore è che gli apparecchi elettronici saranno dentro il corpo. Algum momento isto vai ser biológico. Isto será In un certo biológico. momento questo diventerà una cosa biologica e E estará dentro do nosso organismo. sarà dentro il nostro organismo. Então a gente vai se comunicar com outros sem aparelhos. Quindi ci comunicheremo con gli altri senza gli apparecchi, come già fanno gli spiriti Sim. disincarnati. Então as orelhas vão perder sentido. Anche le nostre orecchie perderanno un certo senso, il loro senso. Nossa massa crânia vai aumentar, porque usaremos mais áreas do cérebro. La nostra massa cranica aumenterà perché avremo più massa cranica nel cervello. E também a gente não vai suar. Non suderemo. Então não vai precisar mais estas sobrancelhas, né? E allora non avremo più bisogno delle sopracciglia. Porque não vai ter suor aqui. Perché non ci sarà più il sudore, quindi non c'era un senso per la sopracciglia, che è quello di. No. A tutti. Quindi
E a gente vai aprender a voar também. Então, os corpos serão mais leves. Então, é muita coisa bem ainda pela frente, né? A gente vai aprender muita coisa, sabe? Olha essa coisa chocante. Impareremos muitas coisas. Sentite, questa può sembrare uma coisa chocante. Quando você coloca um USB, um pendrive, né? Num computador, você transmite conhecimento de um lugar para outro, certo? Quando você mete um pendrive no computador, tu transmite a conoscência de um posto ao outro. Pronto, pendrive. Através do USB. Quando nosso organismo tem entrada de pendrives, poderemos fazer transmitir conhecimentos de uma forma super rápida. E così potremo anche noi trasferire la conoscenza in un modo molto veloce, perché anche noi avremo un ingresso, per modo di dire, USB. Com isto, a nossa vida sem guerras, sem doenças, così vai se esticar. Senza guerra e senza malattie, naturalmente sarà molto più lunga. E com medicinas que nos deixem mais jovens. E anche com medicina que ci lasceranno più giovani. A gente vai viver 150 anos a 200, tranquilamente. Viveremo tranquilamente da 150 a 200 anos. Vamos ser espécie de homos virtuais. Né? Seremos uma espécie de homo virtual. De fato, alguém está perguntando aqui, Luiz, seremos máquinas? Não, mas as máquinas vão estar dentro de nós. Não, não seremos máquinas, mas as máquinas serão dentro de nós. Outra pessoa faz uma observação. Todos robôs? Não, também não. É mais para Android que para robô. Que não seremos robô. Agora, a gente utilizará, fala, né? Tem outra que fala assim, mas nós seremos muito feios desse jeito. O nosso conceito de beleza vai mudar. Tenderá naturalmente o nosso conceito de beleza. Questo é o futuro. Porque também tem uma questão, a geração de... A questa domanda, scusa Luiz. Luiz já risposto que não ci saranno più le malattie, não como conosciamo adesso, não? Não serão più doenças, não, Luiz? As doenças vão desaparecer um momento. A gente, quando desencarna hoje, é quase suicida. Hoje, quando nós trapassiamo, é quase um ato suicida. 80% da humanidade desencarna como suicida indireto. 80% da humanidade desencarna como suicida indireto. Ou por um excesso de trabalho, excesso de comida, lavoro, etc. Ou fumo. Ou fumo. Álcool. Drogas. Droga. Então diminui seu tônus vital. Tudo isso diminui o tônus vital. Quando a gente aprende a se amar. Quando imparamos a amar-se. A reconhecer-se como um ser imortal. A reconhecer-se como um ser imortal. E que precisa cuidar do seu corpo. Perché dobbiamo prendere cura del corpo. Ah, gente, só aí já vai diminuir o risco de vida, né? Solo lì già diminuirà il rischio di vita. Ma è molta cosa buona ben aí. Verrà ancora molta cosa. O migliore è il contatto extraterrestre, Regina. O contatto con extraterrestre. Secondo me, la cosa migliore è il contatto extraterrestre. Perché vamos aprender molto con eles. Perché con loro impareremo molto. A nossa política vai mudar, a economia. Também a nossa política, a economia. Faccio una ultima considerazione su questo argomento interessantissimo di cui io, a me piace tantissimo. Per me invece, secondo me, la cosa migliore è questa mediunità affiorata a tutti, in cui potremo parlare con i nostri cari quando vorremo. Ma quello che volevo dire è che quando ero piccola, ma bambina proprio, 3-4 anni, in centro Brasile, 40 passa anni fa, io disegnavo e dicevo alla mia mamma che in futuro ci sarebbe un apparecchio che avremmo messo dentro la testa per parlare con le altre persone lontane, lontane. Ho sempre detto questa cosa. E già da un po' che studio questa transizione e sentire dire adesso mi è venuto questo ricordo e anche i disegni che facevo è veramente molto interessante. Luiz, quando eu era pequena, eu sou do interior de Goiás, eu tinha de 3 a 4 anos, eu desenhava, sonhava e falava para minha família que nós nem tínhamos telefone. Na época, tinha um telefone na cidade onde as pessoas tinham acesso, era o telefone público.
E eu dizia que no futuro existiria um aparelho que a gente colocaria dentro da cabeça para comunicar com as outras pessoas. Escutar você falar essas coisas, para mim, foi realmente muito interessante. É um assunto que eu estou estudando já há um tempo, mas é realmente algo muito interessante. E acho que eu trouxe impressa de algum... ou alguém me falou. Muito bem, Cláudia. Muito bem. Regina, som. Aqui deve fare la domanda, Claudia, solo ho constatato una cosa, no? Non era una domanda. No. Invece, Graziella Tucci che si dice, ma questo apparecchio che vuoi installare? Chi lo installerebbe? Io sei là. Pensa, não sei em como é que vai ser isto, a gente só sabe que vai acontecer, né? Luiz diz que são tudo revelações de coisas que sucederão, naturalmente, agora serão as pessoas prepostas. Há 30 anos, Regina, há 30 anos, como era teu celular, Regina, há 30 anos? Acho que nem tinha. Não tinha. Então, como você vai explicar como vai ser o celular se não tem no momento? Ele diceva que 30 anos fa não c'era neanche o celular, quindi não potevamo spiegare como sarebbe stato exatamente. Sapevamo dell'evoluzione, mas não como sarebbe stato nei particolari. No? Quindi... Agora, Regina, imagina daqui a 30 anos como vão ser. Secondo me sarà um microchip implantado sotto cute. Ah, mas essa pessoa estava perguntando assim, mas tudo isso depois de 2050, Luiz, estão perguntando. Até 2050, a humanidade ainda está em perigo. Fino a 2050, diz Luiz, a humanidade é ancora a rischio. O risco de uma guerra mundial. E o risco é quello della guerra mondiale. Não tendo guerra mundial. Vai ser tudo legal. La guerra mondiale. Vai ser muito bom. É tudo muito bom. Porque a gente vai ter recursos para ir para a Lua. Perché avremo poi degli strumenti per andare alla Luna. E da Lua è che os irmãos extraterrestres vão observar che a gente tem condições de ter contato superiore. Ok, e penso capiremo che avremo poi la condizione di avere un contatto superiore. E isso fala o Chico Xavier, non so io. E questo è una cosa che ha detto Chico Xavier, non l'ho detto io. Então, para ir à Lua, nós precisamos ter dinheiro e investimento em ciência. Para ir à Lua, dobbiamo avere anche i mezzi, avere dei investimenti. Se temos uma guerra agora, o dinheiro vai ser destinado na guerra e não para a ciência. Se dovessimo avere adesso uma guerra, tutto l'investimento sarà destinato alla guerra. Sim, eu acredito que sim, conseguiremos até 2050 voltar a viajar para a Lua. Penso que fino a 2050 riusciremo a volare, andare verso la Luna. Então, entre 2050 e 2080 quindi, seranno create le basi. 2050 e 2080, entre 2050 e 2080, create le basi. Saranno create queste basi. E a partir daí, quando stiamo pronti per ir a altri planeti, è che os irmãos extraterrenos vengono a presentare. Ok, quando saremo pronti, allora sì che i fratelli extraterrestri si presenteranno. E estos 30 anni vamos ter molta informazione extraterrestre. E in questo periodo avremo molta informazione extraterrestre. Già vanno preparando. Prepariamoci. Posso fare un'altra domanda? Sì, io também quero fazer una pergunta, vamos lá. Ok, Claudinha, faz a tua, depois a Xavier. È ultima, prometto. Negli altri pianeti del nostro sistema solare esiste vita? Penso di sì, però vorrei capire se sì, che tipo di vita c'è. Se nos outros planetas do nosso sistema solare esiste vita e se sì, che tipo di vita è? In tutti i planeti esiste vita, só che di forma espiritual. Não necessariamente encarnada como a Terra. Em tutti i pianeti existono vita, solo che spirituale, não come qui sulla Terra. Agora, talvez,
em alguns planetas ou algumas luas de Júpiter possa ter vida material. Adesso, forse, su qualche luna di Giove, Giove, vero Regina? Sì. Possa esserci vita fisica, materiale. Agora, o conceito de matéria também é, temos que conversar aqui. Porque e poi anche il concetto di materia dobbiamo rivederlo. O Wi-Fi, por exemplo, que usamos, é matéria, mas a gente não vê. O Wi-Fi, per esempio, è materia e noi non vediamo. Mas è materia. E è materia. Então pode ter espíritos que usem uma dimensão diferente da nossa e a gente não enxerga, mas são matéria. Quindi può essere che ci siano spiriti che usano, che stanno in una dimensione diversa, sono materie e noi non possiamo vederli. E che use sinais tipo hologramas para sermos visibles para nós. E che usano segni come gli ologrammi per farsi essere visti da noi. Então, por isso que às vezes algumas naves extraterrenas são vistas e desaparecem. Per questo, qualche volta, alcune navi extraterrestre sono viste e poi spariscono. São tecnologias que a gente ainda não conhece. Sono delle tecnologie che ancora non conosciamo. Molto interessante. Obrigada. Agora, Shaimé, uma domanda? Io volevo capire un po' quali potrebbero essere i ruoli della neutralità della religione, visto che non ci sarà più quella suddivisione. Você quer saber qual o papel da neutralidade das religiões, visto que não terá mais divisões? É isso? É clara a sua pergunta de Shaimé? Sim. É claro que você pode traduzir? A resposta de Luiz agora? Sim. Okay. Então, vamos lá. Na verdade, a essência das religiões vai se manter. In verità, l'essenza delle religioni saranno mantenute. As coisas que os religiosos colocaram são as que vão desaparecer. Le cose, le leggi che i religiosi hanno messo saranno quelle a sparire. As religiões vão ter sua essência que é a autoiluminação. L'essenza delle religioni saranno l'autoiluminazione. E che você seja um ser de luz. E che tu sia un essere di luce. Que você compreenda que existem leis divinas no universo. Que possa compreender que existe delle leggi divine nell'universo. Que você precisa viver em harmonia e em equilíbrio com essas leis. Que dobbiamo vivere in armonia, in equilibrio con queste leggi. Que na medida que você ama, você expande sua vibração, sua iluminação. Que man mano tu ami, più espande su questa illuminazione. E che a gente sta per il servizio. In che stiamo per il lavoro. Então, enquanto mais servimos, somos mais solidarios, mais estamos in harmonia con as leis. Più serviamo, più siamo solidari, più saremo inglobati da queste leggi. Então, com a chegada do contato extraterrestre, com l'arrivo del contatto extraterrestre, muitas informações vamos intercambiar entre uns e outros. Intercambieremo tanta informazione uno con l'altro. Com a transcomunicação instrumental, com la transcomunicazione strumentale, poderemos conversar direto com grandes mensageiros das várias religiões.
potremo parlare direttamente con grandi messaggeri delle varie regioni, religioni. Imagina a gente falando uma live como agora com Buda, com Gandhi. Imagina uma live como esta, com Buda, com Gandhi. Misericórdia. Porque todos eles no mundo espiritual são irmãos. Porque tutti loro nel mondo spirituale sono fratelli. E o único que desejam é que você emita luz. E l'unica cosa che desiderano è che noi risplendiamo luce. Então, essas ideias que na Terra nos separavam vão naturalmente desaparecer. Quindi queste idee che qua sulla Terra ci dividono spariranno. Hoje ninguém fala minha ciência, tua ciência. A ciência é única. Oggi nessuno dice la mia scienza, la tua scienza, la scienza è unica. Isso acontecerá com a religião. Ninguém mais vai falar minha religião, tua religião. A religião será sentimento de amor. Mamma mia, che bello. Questo succederà anche con la religione. Nessuno dirà la mia religione, la tua religione. La religione sarà l'amore. Ah, allora c'è un problema però, ragazzi. Il nostro orario è finito. Opa, chegamos no fine. Siamo andati anche un po' oltre. Perché è davvero... Ma questo è un invito allora a Luis per ritornare. No, no, Luis. Vamos là, Regina, vamos. Perché è molto interessante. Cosa dite? Sì. Molto. Moltissimo. Intanto facciamo una ultima domanda, dai, Shaimè. Da me? Un'ultima domanda. In realtà io avevo capito, comunque stando sul concetto di spiritualità, no? Quale potrebbe essere, diciamo, il mezzo più... diciamo più elevato, no? Per quale potrebbe essere, quale potrebbe essere un meglio mais elevato, ok? Per diciamo arrivare a questa spiritualità, no? Per si arrivare a essa spiritualità. Sì. Ok. In un libro dos Espíritos, Allan Kardec fez uma pergunta similar aos espíritos. Nel libro degli spiriti, Allan Kardec ha fatto una domanda simile agli spiriti. È a pergunta 911. È la domanda 911. E os espíritos responderam. E la risposta è stata? Che già un grande sábio antigo tinha difundido isto. Già un grande saggio dell'antichità aveva divulgato questo. Era conoscersi a si mesmo. Conoscere te stessi. Esse sábio era Sócrates. Sócrates. E Allan Kardec pergunta: come questo, vou me conhecer a mim mesmo? Questo saggio era Socrate. E Allan Kardec domanda: come faccio a conoscere me stesso? Santo Agostino vai responder isto. Santo Agostino ti risponde questa domanda. O Espírito Santo Agostino, claro. Sì, o Espírito. Aliás, che morou in Milano. Che morou in Milano. Lo spirito di Santo Agostino, sottolineiamo, che ha vissuto qui a Milano. Sì. Santo Agostino disse. Santo Agostino ha detto. Faz aquilo che io fazia quando stava incarnato. Faccia quello che facevo io quando ero incarnato. Todas as noites antes de dormir. Tutte le notti prima di dormire. Eu fazia uma autoavaliação. Facevo una
autovalutazione. E faccio queste tre parti. In tre parti. Prima, o che eu fiz de bom durante o dia? Prima, cosa ho fatto di buono durante questa giornata? Então, isso você vai melhorar. Allora, da lì possiamo migliorare. Dois, o que você fez de errado durante o dia? Due, cosa ho fatto di sbagliato durante la giornata? E isto é que você precisa mudar. E é questo che abbiamo bisogno di cambiare. E terceiro? E la terza? O que você... espera aí. Aqui... Só um minutinho. Presta atenção na terceira. Fate attenzione alla terza. Às vezes tem coisas que a gente faz e acha que não é ruim. A volte esistono cose che facciamo e pensiamo che non siano sbagliate, cattive, errate. A gente sempre é muito dócil, muito bondoso com os nossos erros. Siamo sempre molto buoni con i nostri sbagli. Então, Santo Agostinho disse a Kardec. Quindi, Santo Agostinho ha detto a Kardec. Se outra pessoa fizesse aquilo que você fez, o que você diria? Se un'altra persona avesse fatto quello che hai fatto te, cosa avresti detto? Assim você conseguirá se julgar e avaliar melhor. Così tu potrai giudicarti e valutare meglio sui tuoi atti. Então, depois dessa avaliação, se propõe a melhorar para o dia seguinte. Quindi, dopo questa valutazione, proponga di migliorare per il giorno dopo. Este è un trattato di autoaiuta. Questo è un trattato di autoaiuto. Di una grande sabedoria che o Espírito Santo Agostinho passou. Di grande sapienza che ci ha passato Santo Agostinho. Aí, em síntese, como você vai fazer para se melhorar e se avaliar todas as noites? Questa è una sintesi che tu puoi fare per autovalutarsi tutte le notti. In resumo. In riassunto. Você tem que escutar a tua consciência. Dobbiamo ascoltare la nostra conoscenza. E deixa la nostra que coscienza, ela... il nostro self. Deixa que ele fale. Lasci che lui ci guidi, ci parli. E escuta aquilo que você vai precisar mudar. E ascolti, senti quello che avrai bisogno di cambiare. Assim você se ilumina. Così ti illumini. Non è facile. Cada noite vou fazer isso. Muito bem. Pode fazer. Tutte le sera farà questo. Senti, Claudia, io stavo quasi, no? Per proporci una preghiera. Però, Luis, c'è una messaggio molto bonita che, mesmo che fosse in italiano, você iria entender. Il problema è achar sua mensagem agora. Che eu devo ter ela pubblicata. Deixa eu dar uma olhadinha se eu tenho ela pubblicata in algum lugar no YouTube, perché avrei un messaggio proprio in linea con quello che sta dicendo Luis. Mi piacerebbe molto condividerlo con voi. Il problema è solo che io lo trovo adesso qui nel computer, nient'altro. Voglio fare le tue ultime considerazioni, Luis, e Claudia vai traduzendo. Ok. Bom, Regina, agradecer o convite. Nossa, agradecer por você ter aceito. Nossa, maravilhoso. È un carinho molto grande per i irmãos da Itália. Dunque, Luis ci ringrazia, ringrazia per l'invito, è molto contento di stare qui. E stiamo a disposizione per algum altro momento poter compartir algumas informações.
e si mette a disposizione in un altro momento per condividere altre informazioni. E sempre indicamos aos amigos que possam ler as obras de Allan Kardec. Sempre consigliando agli amici di leggere le opere di Allan Kardec, Che è un grande codificador desta ciência espírita. che è il nostro codificatore della scienza spiritista. Muito bem. Por acaso você tem a capa do teu livro que você queira mostrar? Não tenho. O que eu tenho aqui na minha frente é que eu faço livros para crianças. Ah, conte essa para a Cláudia, que ela tá. Aqui está o Pequeno Evangelho, que são ensinamentos de Jesus para pequenininhos. Luiz ha anche dei libri per i bambini, ci ha fatto vedere il Vangelo per i piccolini. Aqui tem outro, A Guarda Lei che de Causa e meraviglia! Efeito. Un altro libro che parla della legge di causa e effetto. Sarebbe molto utile qui a noi. Ma ce l'abbiamo già in italiano, Claudia? Ah, sì? Ah, no, 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 calma, no. Stiamo in fase di revisionare. Ok. Tem outro, que é A Alegria de Jesus. Un altro, l'allegria di Gesù. Enfim, temos 50 livros, pronto. É isso aí. Ok. Muito bem. Regina, eu agradeço o convite e eu vou me despedindo. Jaime, Cláudia, um grande abraço, muita luz para todos vocês. Nós que agradecemos. Foi um prazer enorme falar com você. Ah, Luiz, você não vai ver o nosso vídeo? Então, Eu vamos vou lá. deixar ele, vou deixar ele online, depois você vê então, não Ok. sei. Ok, que Alguma tem uma coisa. atividade agora de Ah, escritoras okay. Sabe já por para quê? iniciar. É um vídeo em tempos não suspeitos, eu achei ele agora. Sabe qual que é o título dele? É, O Amor à Nova Religião. Ah, que legal. Eu vou me despedindo, Regina, Essa que agora página sim, depois você vê, não tem problema, meu tá bom? horário já deu. Muito Mas, obrigada. mais uma vez. Demoramos meia hora a mais, imagina. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau. Bye, bye. Perché dicevo a Luis che noi abbiamo fatto un po' di tempo, no? Siamo andati oltre, Claudia, e abbiamo approfittato della sua generosità. Mi auguro che i nostri amici siano stati contenti, i nostri amici che sono stati collegati oggi, e che possano approfondire, studiare, ricercare, perché sono comunque delle informazioni che in buona parte già si trovano. Non è che sia tutto davvero nuovo, no? Come se noi non conoscessimo nulla di tutto ciò. Molte cose, in qualche modo, si sono già state dette, preannunciate. Guardate, solo il pensiero ultimo, per non dire tanto, no? Il pensiero ultimo di Luis quando parlava dell'amore come la nuova religione, no? E anche di Sant'Agostino, voglio dire, chiedo scusa. Conosci te stesso. Questo è un periodo che sono tanti di quei corsi di autoconoscenza, di approfondimento, eccetera, eccetera, perché veramente è un percorso a cui siamo invitati tutti, no? Solo conoscendo noi stessi potremo veramente fare un cambiamento di un certo tipo. Jaime, ultima parola, no, a Claudia, parolinha, parola per concludere la serata con i nostri amici. Grazie mille per l'invito. Chiedo scusa che all'inizio sono entrata, sono uscita, non riuscivo con il collegamento qui a casa. Non È preoccuparti. stata una soddisfazione molto grande. L'argomento a cui ha parlato Luisa è un argomento che mi sta molto a cuore, che mi piace molto. Per chi conosce il portoghese, consiglio anche le riflessioni di Haroldo Dutra, cui ha una conferenza che parla di questo argomento meravigliosa, esplica e spiega più o meno uguale a quello che ha detto Luis, però un periodo di tempo più lungo e si capisce meglio. E niente, grazie Regina. Grazie a te, grazie a te. Shaimè, cosa hai da dire?
Voglio ringraziare sia quelli che ci guardano da tutti i canali, sia Claudia anche, e anche Luis per tutto, diciamo, il tempo che ci ha dedicato e certamente l'argomento molto interessante che ci tocca tutti, no? E grazie. E prenderò molto a vista l'ultimo consiglio, spero anche voi. Questo è un momento che ci dà speranza, ci dà molta speranza per il futuro e ci fa venire voglia di migliorare, di autoconoscersi per illuminarsi e arrivare a questo mondo migliore. Esattamente, Vero? proprio così. Sì. Adesso veramente abbiamo esagerato. Sì. Grazie, grazie a tutti e a molto breve speriamo di essere ancora con noi e poter approfondire altri temi. Grazie mille, buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Vediamo il nostro tema di oggi.